Eccoci, stiamo registrando. Allora, grazie ancora a tutti, grazie a Piero, a Tonino Verna, un mio cugino carissimo. E do prima di tutto la parola a Piero per la presentazione di questa lezione che ha il titolo suggestivo L20 invece che G20 e poi ci spiegherà il perché, Tonino. Prego, Piero. Grazie Roberto, grazie per l'aiuto che ci dai, indispensabile. Allora, questa sera ho un compito anche abbastanza facile perché presento un carissimo amico, una persona con la quale io ho condotto tante lotte in comune e che mi piace presentare perché Tonino, che sotto il profilo accademico è professore emerito di sociologia economica all'Università di Messina, è una rarissima figura di ricercatore, di studioso che ha accompagnato la ricerca scientifica e una fittissima pubblicistica, di cui spero di fornirvi almeno un'idea, all'attività sociale, organizzativa, infaticabile, come noterete dall'elenco che seguirà. Cominciamo con il periodo che va dal 1983 al 1998, quando è stato presidente, oltre che ideatore e direttore del CRIC, Centro Regionale di Intervento per la Cooperazione, con sede a Reggio Calabria, che per molti anni è stata la unica ONG esistente nel Mezzogiorno impegnata nella cooperazione internazionale. Nel 2000 ha ideato e promosso l'Osservatorio Permanente sui Balcani, con sede a Trento. Dal 1998 al 2002 è stato presidente della Banca Etica. Dal 2000 al 2005 è stato presidente del Parco Nazionale d'Aspromonte, dove ha gestito diciamo, la cura dei boschi e gli interventi, le strategie di contenimento degli incendi in una maniera originale, impegnando e premiando le cooperative dei giovani impegnati in quel territorio, al punto da diventare un modello in Europa di contenimento dei fenomeni di incendio nelle aree boschive. Ha inventato una moneta locale che è stata coniata presso l'Istituto Poligrafico dello Stato. Questo lo ricordo per aggiungere una cosa che non si sa, ma Tonino ha avuto un ruolo fondamentale nell'esperimento condotto da Mimmo Lucano nel suo paese, perché soprattutto ha ideato la moneta locale che era indispensabile perché, come sapete, gli abitanti del comune non avevano la possibilità, diciamo, di avere immediatamente i soldi inviati dallo Stato, però avevano al tempo stesso la necessità di alimentarsi. E quindi con la moneta locale, la moneta che aveva per esempio l'effigie di Che Guevara, riuscivano ad acquistare nei negozi sulla base di un rapporto fiduciario fino a quando non arrivavano assai tardivamente i soldi da parte dello Stato. Allora, si chiama Eco Aspromonte questa moneta. È presidente di Ecolandia, un parco ludico, come lui lo chiama, che guarda sullo stretto dove si fanno molteplici attività e dove lavorano tante persone, tra cui molti immigrati. È tra i fondatori di Altra Economia, che è il primo tentativo della rivista Altra Economia, che
diciamo, propugna un commercio equo e solidale a livello internazionale. È un editorialista del Manifesto, come è noto chi lo conosce, e diciamo, per la produzione su carta, vi ricordo scartando, ma almeno accennando a varie opere teatrali, racconti, ecofavole, come lui chiama, molte favole scritte per i suoi nipoti, romanzi. Ecco, però io per restare all'argomento vi ricordo le opere saggistiche più recenti relative soprattutto ai nostri temi. Ricordo Fair Trade, la sfida etica al mercato mondiale, Bollate Boringhieri, Lo sviluppo insostenibile, la crisi del capitalismo nelle aree periferiche, il caso del Mezzogiorno, Liguori, 1994, Destra e sinistra nell'Europa del XXI secolo, Terra di Mezzo, un libro che ha anticipato, diciamo, di molto alcune tesi che sono emerse più tardi, Eventi estremi, Altra economia, 2011, gli eventi estremi del clima che si sommano agli eventi estrema della finanza internazionale. Monete locali e moneta globale, la rivoluzione monetaria nel ventunesimo secolo. Pandeconomia, ecco, questa è una... Tonino ama coniare termini nuovi. Pandeconomia, le alternative possibili, Castelvecchio 2020. Poi mi piace ricordare, perché coinvolge un altro nostro amico, seguace appassionato della nostra scuola, insieme a Pino Ippolito, ha scritto Ritorno al futuro, Manifesto per l'Unità d'Italia, un libro che riprende il manifesto di Ventotene, lo rilancia, lo reinterpreta e lo riattualizza. Ecco, Tonino di recente, l'anno scorso, ha organizzato in tre puntate a Reggio Calabria, a Milano e a Roma, The Last 20, cioè gli ultimi 20. Ha voluto, con pochi soldi, con grandi sforzi organizzativi e generosi contributi volontari da parte di tanti relatori, ha organizzato dei convegni per riflettere sulla condizione, e non solo sulla condizione, ma anche sulle prospettive dei paesi più poveri del pianeta. Io vi ho fornito anche un po' di bibliografia nell'informazione. Chi vuole approfondire, oltre al libro di Tonino Perna e del suo amico, consiglio vivamente, anche se si tratta di libri datati, uno come L'impero della vergogna di Jan Ziegler. È un libro fondamentale perché mostra la simmetria e lo sfruttamento che i paesi poveri subiscono dai ricchi della terra. È un libro fondamentale. Vi assicuro che io, quando l'ho letto, non riuscivo a leggerlo più la sera, perché era talmente la rabbia che mi montava dentro che poi non riuscivo a dormire, quindi dovevo leggerla al mattino, insomma, per smaltire poi gli effetti di quella lettura. E poi l'altro di Bales, I nuovi schiavi, 27 milioni di schiavi è la stima diciamo, come dire, minimale, no? E prudente di questo ricercatore che da decenni va in giro per il mondo a vedere da vicino la schiavitù per debito. Esce fuori l'immagine di un mondo assurdo, violento. Noi viviamo nel felice Occidente e ignoriamo quello che capita, su quale sfruttamento e su quanto dolore degli altri si regge il nostro benessere. Allora, io questo impegno di Tonino, frutto della sua creatività straordinaria, Tonino è uno dei pochi uomini politici che crea continuamente progetti, l'ho apprezzato enormemente, perché è un'iniziativa di un valore etico, diciamo, per,
per il quale non ci sono aggettivi di lode sufficienti. Allora, finisco e gli do la parola, ci racconta un po', diciamo, come è arrivato, fa la lezione che vuole, che aveva preparato. Prego, Tonino, grazie per essere con noi. Intanto, sono io che ringrazio, ma anche a nome di tutti, Piero Bevilacqua, perché, come gli ho detto giorni fa per telefono, questa sua iniziativa di una vera scuola è veramente una cosa straordinaria. Io sono riuscito solo negli ultimi tempi a far aderire alcuni ricercatori, ma spero che se riprendono un altro anno di far aderire anche tanti altri giovani che conosco e che quando gli ho detto sono interessati, quindi mi sembra. Comunque, grazie e sono contento anche che è l'ultima lezione perché parlerò degli ultimi, quindi c'è una assonanza. No. E questa assonanza è dovuta proprio a un caso, perché nel 2021 l'Italia ospitava il G20 e ricordo allora io ero vice sindaco, ho fatto una breve esperienza non felice da vice sindaco e ricordo che dissi in giunta comunale, dico è passato Reggio Calabria Virgilio D'Astoli e mi aveva proposto, dice vediamo se riesco a fare inserire Reggio in una delle tappe del G20. E Virgilio è un carissimo amico e fa una battaglia importantissima con il movimento europeo. Però per istinto ho detto, ma perché il G20? Noi che ci entriamo? E così mi è venuto in mente, perché non riuniamo gli L20? Ma come si riuniscono gli L20? Cioè gli ultimi 20 che stanno nelle graduatorie internazionali. E abbiamo iniziato a pensarci nel mese di febbraio del 2021, cominciare a telefonare alcuni presidenti di reti di ONG, a due reti di comuni solidari, la Recosol di Chiara Sasso, ma anche una rete più piccola ma interessante, che è quella di Welcome, sono i piccoli comuni che fanno però grandi cose e ogni c'è la rivista Vita, che è molto buona, che ospita ogni mese sul suo sistema video anche questa esperienza. Insomma, abbiamo messo insieme che cosa? Le ONG di cooperazione internazionale. La diaspora, che è stata la cosa più difficile. Cioè, se vogliamo parlare degli ultimi nella Terra, prima di tutto devono parlare quelli che li rappresentano. E qui nasceva un problema politico. Perché chi chiamiamo dell'Eritrea, chi chiamiamo anche della Repubblica Popolare del Congo, cioè in molti di questi paesi, eccetto qualcuno, è difficile dire che chiami il rappresentante politico, perché sono insomma, anche paesi dove gli immigrati che si trovano in Italia sono scappati qualche volta, no? Quindi intanto abbiamo iniziato col dire chiamiamo i rappresentanti di queste comunità di immigrati che vivono in Italia e in Europa e quelli che riusciamo a coinvolgere. E quindi la diaspora africana sicuramente, le ONG, le reti dei comuni solidari che fanno accoglienza e anche piccoli progetti di cooperazione, le riviste più importanti che sono Migrizia, Africa e anche altre economie che si occupano di questi temi, e gli esperti giornalisti, tutti quelli che potevano essere interessati. Premessa, l'interesse, poi ci ritorneremo, per il sud del mondo, quello che si chiamavano i paesi del terzo mondo, che si chiamavano in maniera che non ci ha mai convinto paesi in via di sviluppo e via dicendo, è quasi scomparso il nostro paese. Quindi diciamo che quando abbiamo fatto, ci siamo buttati in questa avventura, un'avventura controcorrente. In questo momento, se mi parli di paesi come il Mozambico, il Malawi, piuttosto che la Guinea-Bissau, che hanno immensi problemi per esempio anche ambientali, mi dice vedi un'indifferenza. E rispetto a quello che diceva Piero Bevilacqua prima, il fatto che questa povertà, ora ci verremo anche con qualche numero, è dovuta allo sfruttamento del nord del mondo, c'è una cesura storica e io ho approfondito nel tempo, che è la seguente. Fino agli anni Ottanta si era diffuso nelle nuove generazioni questa idea che il sud del mondo
era sfruttato dal nord, dalle multinazionali. C'è stata tutta un'ondata di, anche dal punto di vista cinematografico, ma soprattutto di libri, che allora si leggevano in tanti libri, sullo sfruttamento delle risorse, sulle multinazionali, sulle guerre e via dicendo. Poi piano piano uscirono dei primi articoli, fine anni Ottanta, nel momento della censura, anche, che coincide anche con la caduta del muro di Berlino. Ci fu in pochi anni un cambiamento radicale. Cominciai a leggere, diceva basta con questo complesso di colpa dell'Occidente, perché in fondo l'Inghilterra, la Francia, abbiamo fatto quello che potevamo in questi paesi, ecco che quando hanno avuto l'indipendenza sono stati incapaci perché non erano maturi, forse se tenevamo ancora le colonie non erano in queste condizioni. Io ho letto questo in quegli anni e cominciai veramente a preoccuparmi. Ma piano piano questo accusa il terzo mondismo, che è stato sempre più forte, sempre più violente, è passato alle nuove generazioni. Intanto, anche attraverso alcuni fenomeni positivi che vorrei richiamare, come guardare i prodotti locali, di cui tra l'altro sono sempre impegnato, però il guardare locale, ho avuto qualche volta dibattiti un po' accesi con il mio amico Alberto Magnai, che ha fondato la società dei territorialisti. E se tu esiste solo una discussione a Ferrari 10 anni fa, diceva per me è importante la vigna che c'ho vicino a casa, io gli parlavo della finanza internazionale, diceva cosa vuoi che facciamo, non possiamo fare niente. È vero che non possiamo spesso fare nulla rispetto ai grandi temi che riguardano la finanza, ma che riguardano il mondo. Però questo chiudersi nel locale lo trovo un regresso dal punto di vista culturale, umano e via dicendo. Dato questa premessa, dico come siamo andati avanti. A Reggio Calabria, dal 22 al 24 luglio del 2021, sono venute circa un centinaio di persone in rappresentanza dell'organizzazione che prima richiamavo e abbiamo dibattuto soprattutto sul tema dell'accoglienza. E quindi del rapporto nord-sud, anche soprattutto con tanti, diciamo, per esempio le donne afghane che portavano testimonianze importantissime in quel momento, ora per esempio ce ne siamo dimenticati della gravissima situazione dell'Afghanistan. Poi invece i rappresentanti della Repubblica Democratica del Congo che ci ricordavano i 6 milioni di morti ammazzati, 6 milioni, negli ultimi 20 anni, una guerra dimenticata. Noi sappiamo ogni giorno qualcosa sull'Ucraina, è chiaro, è più vicino a noi, però non sappiamo nulla di questi paesi. E quindi via dicendo. Da Reggio poi siamo andati a Roma, all'Aquila, a Milano e abbiamo concluso l'ultima tappa a novembre 2021 a Santa Maria di Leuca, ricordando questa figura di vescovo che è amato sia dai credenti che dai non credenti, dai compagni, tutti, era Don Tonino Bella per il suo impegno per la pace che portò a Sarajevo, diciamo, tanti giovani nel momento più duro della guerra. E il tema della pace concluse questi incontri. Roma sul tema dell'agroecologia, della lotta alla fame nel mondo. Milano, interessantissima la partecipazione a Milano di molti giovani della rete e del movimento di Friday for Future, e con cui siamo collegati rispetto alla rete africana che si è creata e che riguarda i temi ambientali. Si è creata una rete molto interessante fra giovani di tutta l'Africa che aggiornano le informazioni e ne parleremo su quello che è la realtà. Allora, vado avanti, cerco di andare in maniera sistematica. Primo punto, chi sono questi 20 paesi? Come determinare i 20 paesi più poveri della terra, in base alle statistiche internazionali, tenendo presenti i limiti di queste statistiche, uno dei quali sicuramente che tu non puoi misurare il benessere e il malessere di una popolazione solo dal punto di vista economico. Abbiamo però fatto, grazie a Ugo Mercondo, che ha curato per il rapporto che abbiamo pubblicato l'anno scorso, la parte statistica, abbiamo poi utilizzato 26 indicatori diversi. E devo dire, allora lì è diventato più articolato. Comunque, attualmente al 2022, partendo dall'ultimo posto in classifica, i paesi sono i seguenti: Sud Sudan, Chad, Niger, Repubblica Centroafricana, Burundi,
Mali, Mozambico, Burkina Faso, Yemen, Guinea, Sierra Leone, Afghanistan, Repubblica Democratica del Congo, Liberia, Guinea-Bissau, Eritrea, Etiopia, Gambia, Madagascar, Sudan. Allora, ci sono delle new entry ogni anno, poi cambiano gli ultimi, sono quelli che stanno più in alto in classifica. Ma la prima cosa che siamo andati a misurare in qualche modo è la disuguaglianza economica per quello che vale, fatto appunto con i limiti che sappiamo. Bene, se prendiamo il reddito pro capite dei primi G20 e il reddito pro capite degli ultimi, degli M20, vediamo che dal 2000 in questo secolo è cresciuto e si è allargato ulteriormente la forbice, con 30.000 euro pro capite all'inizio di questo secolo il reddito nel G20 e 1.100 negli M20. Adesso siamo a 52.600 contro 1.500. Sia in termini assoluti che percentuali la forbice si allarga. Però qui vorrei dare un tema che riguarda una parola che usiamo spesso, giustamente, la diseguaglianza. Beh, non è più appropriato per spiegare cosa sta avvenendo, il gap che si è creato fra il nostro mondo, di cui parlava Piero d'acqua prima, e questi mondi, su come un bambino in una bidonville africana o anche asiatica o latinoamericana, e come vive in un villaggio africano e come vive il nostro bambino di ceto medio nelle nostre case. Si è creato, permettetemi di usare questo termine, una sorta di salto antropologico. Cioè i nostri bambini ormai sono bambini tecnologici, vivono in case domotiche, hanno imparato a colloquiare con Alexa, che sanno che possono parlare col frigorifero che gli risponde se c'è o non c'è un problema. Cioè siamo solo all'inizio. L'intelligenza artificiale, al di là di quello che si pensa, comunque entrerà come sono entrate le altre innovazioni tecnologiche e aumenterà questo distacco fra chi vive come si viveva 2000 anni fa, anzi peggio, perché 2000 anni fa ti lasciavano in pace. Adesso, fra mutamento climatico e guerre esterne, non è niente questo. Quindi io credo che si pone un problema all'umanità grandissimo, che c'è una biforcazione nell'evoluzione umana. Mi fermo qua, è un tema comunque che secondo me pone una questione centrale. Garantire un minimo vitale, un minimo di istruzione, di sanità a questi paesi è un dovere, indipendentemente dal PIL. Cioè una politica per questi paesi deve essere la politica, io ti garantisco il minimo vitale. Poi il resto si vedrà. Togliendoci la parola sviluppo e finendo di raccontare barzellette come il piano Marshall per l'Africa o piano Mattei, non ne parliamo proprio. Detto questo, voglio dare una buona notizia, che è anche però un po' cattiva. La buona notizia è che, guardando le aspettative di vita fra gli elementi e negli ultimi, inizio dal 2003 a oggi, 20 anni, l'aspettativa di vita era di 45 anni all'inizio di questo secolo. In questi paesi l'aspettativa media di vita era 45 anni. Adesso è arrivata a 60. Ed è una bella cosa, cioè dimostra che le campagne che si sono fatte di vaccinazione, di attenzione alla maternità, dei primi anni di vita del bambino, di tutta una serie di cose che si sono fatte, non si è fatto nulla, dimostrano che si può fare, dimostrano che si può migliorare le condizioni di questi paesi e di queste popolazioni. Allo stesso tempo poi un grande problema. Cioè se noi interveniamo solo sotto l'aspetto sanitario, di cui ci sono queste ONG favolose come abbiamo in Italia Emergency, Medicine Sans Frontiere, ma ce n'è tantissime che fanno un lavoro fantastico che non fanno i governi e che non fanno l'ONU, l'Organizzazione Internazionale. Però migliorando le condizioni di vita, o allungando la vita, quindi moltiplicando gli abitanti, se non crescono anche le risorse, noi rischiamo fra un paio di anni di creare ulteriori condizioni di fame. Cioè, se lasciamo le condizioni economiche, le strutture economiche per quelle che sono. La seconda cosa che volevo dire è che nell'ambito di questi elementi
non è un mondo, diciamo, statico. Ci sono paesi che migliorano, paesi che peggiorano. Per esempio, hanno peggiorato nettamente le loro condizioni negli ultimi 20 anni. Haiti, ricordate il famoso terremoto, terribile terremoto, ma non solo, che ha avuto Haiti. Gambia, Mozambico, Chad, Repubblica Centrafricana e lo Yemen, ovviamente la guerra che dura da più di 10 anni. Tra coloro che sono rimasti sempre agli ultimi posti, ci sono quelli che sono come nelle squadre di calcio, quindi arrivano sempre ultimi, ci sono che sono sempre in questa situazione, sono il Mali, il Niger e Burkina Faso. Sono i paesi che trovate sempre nelle statistiche negli ultimi. E che è successo? Sono uscito. Mannaggia. Mi sentite? Che diavolo è successo? Torino, se ti sì, sentiamo, Torino. Ti sentiamo. Anche se è un po' disturbata, diciamo. Sì, perché è successo qualcosa che ho messo qua il computer. No, ma non da ora, fin dall'inizio della lezione. La voce. C'è un problema con l'audio, sì. Ma non ci sarà qualche telefono acceso in caso che tutti le spengano? Dicevo, riprendo, che sì, Mali, Niger e Burkina Faso rimangono sempre agli ultimi posti. Poi ci sono quelli che hanno avuto una performance positiva, che sono il Benin, la Nigeria. Ora, la Nigeria è un caso a sé, Nigeria c'ha 200 milioni di abitanti. Non so se lo sapete, ma insomma è una cosa abbastanza nota. Nollywood si chiama. Nollywood è l'industria cinematografica al terzo posto nel mondo. Cioè dopo Hollywood, dopo Bollywood in India, c'è Nollywood a Lagos. Cioè la più grande industria cinematografica, cioè Cinecittà neanche la vede. Cosa produce? Produce film in arabo e nelle varie lingue africane per tutto il continente e per i paesi arabi. Una cosa impressionante. Per dire. Poi c'è un'altra faccia della Nigeria, della fame, della povertà, ma c'è anche quella di Boko Haram, di questa guerra che vive tragicamente nel nord. Mi riguarda anche la Costa d'Avorio, la Tanzania e l'Etiopia fino all'anno scorso. La guerra nel Tigray ha ributtato l'Etiopia in una condizione che l'ha fatta scendere, diciamo, fra gli ultimi paesi. E qua vengo a un altro tema. La differenza, anche qui dobbiamo dircelo, fra povertà e impoverimento. Allora, noi abbiamo un concetto di povertà che ci viene dalla cultura, soprattutto economica, e un concetto di povertà che come un qualcosa che ti manca, no? Nel senso che il mondo complessivamente, l'economia cresce, ci sono quelli che vanno più veloci e quelli che vanno più lenti. E questi poveri che non riescono mai a emergere, via dicendo. Quello che invece sta venendo fuori e che è molto preoccupante è l'impoverimento. Cioè paesi che erano ricchi o che stavano bene e che improvvisamente implodono. E di questi paesi noi abbiamo 5 casi eclatanti. Il primo fu la Somalia. Non ce la siamo dimenticata, è stata la nostra colonia. La Somalia, dove andavano molti miei colleghi di architettura negli anni di Roma, soprattutto. Negli anni 70 sono fatti pure la villa insegnando in Somalia, a Mogadiscio. Era un paese che si poneva come reddito, come attività nella media africana. Da quando è iniziata la guerra, che non è mai finita, e che è stata alimentata, come tutte le guerre che si fanno in Africa, anche dall'esterno, dalle potenze esterne, la Somalia è praticamente, non abbiamo neanche i dati, le statistiche internazionali ignorano la Somalia, non ci sono neanche i dati. Abbiamo poi il caso della Siria. La Siria è un paese, diciamo, di reddito medio basso, ma che viveva abbastanza bene. C'era anche un sistema di welfare discreto, c'era, diciamo, un livello di istruzione medio buono. E la Siria, con questa guerra che dura da 11 anni,
è precipitata negli abissi. In Siria la gente sta malissimo. Attraverso i corridoi umanitari siamo in contatto con tantissime gente, anche con chi ci vive e fa controinformazioni. Insomma, la situazione è tragica. E poi il caso, due casi straordinari, il Libano e la Libia. Cioè il Libano era la Svizzera nel Medio Oriente. In Libano oggi c'è la fame. Ho degli ultimi dati che sono usciti l'altro giorno su che, come vive la gente in Libano. Allora, pensate che un dollaro fino a 2 anni fa si scambiava con 1.500 lire libanesi. Oggi ci vogliono quasi 100.000 lire libanesi per avere un dollaro. La sanità pubblica non esiste più. La gente per curarsi deve pagare e non ha come pagare perché è crollato tutto. Si è aperta una guerra rispetto a 2 milioni di rifugiati. Perché anche qui le statistiche sul Libano non hanno mai preso in considerazione perché non hanno la cittadinanza. Sapete che ci sono Sabra e Shatila e nella parte, nella valle della Bekaa, centinaia di migliaia di palestinesi senza diritto di cittadinanza dal 48. C'è una situazione pazzesca. Comunque la parte europea, diciamo occidentale, era ricca e benestante, oggi è crollata, le banche hanno chiuso, la gente ha perso i risparmi, la situazione è un'implosione vera e propria. E poi c'è la Libia. Beh, la Libia aveva un paese fino al 2010, diciamo c'era la dittatura di Gheddafi, non c'era la guerra. La gente, c'erano però una cosa che non si conosce. 1,5 milioni di immigrati stabili e un altro milione che veniva ogni anno stagionalmente dal Niger, dal Burkina Faso, dall'Africa subsahariana. Lavoravano qualche mese, portavano i soldi. Sono quelli che oggi non hanno più niente da fare in Libia e cercano di venire in Europa. Ma prima dentro l'Africa funzionava un meccanismo per cui questi paesi dell'Africa subsahariana andavano in Nord Africa, dove trovavano il lavoro. In Libia tutti i lavori manuali erano immigrati. I libici vivevano mantenuti dallo Stato e grazie al petrolio. E, diciamo, una situazione, se volete, anche visitare l'università, sono stato in 2007, cioè, non entusiasmante, ma di tranquillità. La Libia oggi è un paese, lo sappiamo, distrutto, è sulla stessa scia della Somalia, sono guerre dello Yemen, che è l'altro paese che prima della guerra non stava bene come gli altri, di cui vi ho parlato, ma non era in queste condizioni di miseria e di crisi umanitaria gravissima. E cosa succederà in futuro? Perché ho l'impressione che non siano dei casi isolati, ma ci pongono un interrogativo. Cioè, se non ci sia proprio la tendenza a implodere di paesi che stanno relativamente bene, anche attraverso quello che emerge con chiarezza dall'indagine che abbiamo fatto. Che cos'è che emerge? E vengo al tema. Del perché gli ultimi sono ultimi? Questa è la domanda che ci siamo fatti. Uno può dire sono ultimi perché sono in classifica a quel posto. Beh, le cause sono tante, ma la prima causa è che 2/3 di questi paesi sono in guerra, hanno conflitti interni, spesso conflitti interetnici e comportano l'intervento di forze straniere che vengono alimentate da forze straniere. Altro elemento è l'instabilità politica. Noi abbiamo tentato come europei un'esportazione della democrazia in paesi in cui lo Stato ancora non era neanche nato, perché ci abbiamo messo in Europa secoli per far nascere lo Stato. Quindi c'è un grandissimo, difficilissimo tema di stabilità politica. C'è una lotta fra le diverse etnie che abbiamo alimentato, come sappiamo, con dei confini assolutamente folli, che hanno diviso popolazioni che parlano la stessa lingua, gli stessi costumi, eccetera. E questa eterna lotta fra diverse etnie ci pone un tema che l'Unione Africana, per la verità, si è posta e sta lavorando da sola, con scarsi mezzi, purtroppo sappiamo insomma,
quanto conta l'Unione Africana, ma se contasse, ha una strategia per superare questa situazione, che è la seguente: creare delle mesoregioni in Africa. Cioè non ha senso la divisione nazionale fra Burkina Faso, Chad, Repubblica Centroafricana, non ha senso. Se invece crea una mesoregione, cioè una sorta di mercato unico intanto, allora la possibilità di entrare e uscire, abbatti le frontiere, almeno per grandi agglomerati di paesi che parlano per la stessa lingua, puoi superare questi conflitti che abbiamo artificialmente creato. Quanto sia importante la stabilità politica e soprattutto la mancanza di lotte etniche che vengono, ripeto, fomentate da noi, c'è un caso clamoroso, poco studiato, che si chiama Botswana. Botswana, al momento dell'indipendenza, 1966, era uno dei paesi più poveri al mondo. Pensate che nel 1966 il reddito del Botswana pro capite era di $90 l'anno, cioè un cittadino Botswana prendeva $90 l'anno. 22 laureati e solo il 2% della popolazione completava la scuola elementare. Cioè questa è la situazione del Botswana nel 66. Oggi il Botswana è considerata la Svizzera dell'Africa. Il 90% dei bambini va a scuola. Il 70% della popolazione è collegata a internet. Che cosa è successo? La prima risposta è i diamanti. Il Botswana è il secondo paese al mondo dopo la Russia come produttore di diamanti. Ma qui uno dice, scusate, se c'è un paese ricco di materie prime, dalle famose materie rare, terre rare, ai diamanti, a tutti, si chiama Repubblica Democratica del Congo. Non c'è paese che ha tanta ricchezza mineraria ed è un paese disperato, morto di fame, in guerra. Bene, qui abbiamo nel caso di Botswana uno Stato che non ha regalato alle multinazionali le miniere, ma è entrato in copartecipazione, che ne controlla l'uso e l'abuso eventuale, e poi un'etnia prevalente, che l'80 quasi per cento della popolazione in Botswana sono Tswana, si chiamano Tswana, mentre l'11% sono del Katanga, i famosi Katanga, famosi per una guerra del passato. Va bene, in sostanza cosa vuol dire questo esempio? Che non è impossibile far emergere, fare vivere l'Africa in maniera diversa. Il problema è come costruire, allora, come spendere, come investire intanto nel peacekeeping e nel peace building, cioè perché non investiamo nella pace, nel costruire, bisogna spendere perché ci vogliono risorse umane, ci vogliono risorse finanziarie. Perché quando si è fatto questo, ricordo il caso del Mozambico, allora ebbe un ruolo importante Sant'Egidio, e che riuscì dopo 20 anni di guerra fra Frelimo e Renamo a fargli fare la pace e a ricostruire questo paese, che è una guerra pazzesca. Non si investe più sulla pace. Questo è un tema politico di primaria importanza. Se 2/3 dei paesi più poveri al mondo, più impoveriti, sono in guerra, allora la guerra è la prima cosa da estirpare. Infine, per questa parte vorrei dire ancora una cosa. Stiamo analizzando con i dati che ci vengono da questi paesi anche l'aspetto del mutamento climatico. Il mutamento climatico che noi avvertiamo ancora, per nostra fortuna, con segnali chiari ma non così sconvolgenti, in questi paesi è veramente una cosa spaventosa. Se prendete su Google e cercate il lago Chad, troverete le immagini di questo lago 30 anni fa e oggi. Un lago che si è ridotto del 90%. Del 90%. Se prendete l'immagine dell'alluvione in Malawi, in Mozambico, di quest'anno e dell'anno scorso, vedete che questi paesi, che in cui l'agricoltura ha un ruolo fondamentale, è come se metà Italia fosse finita nel fango, in proporzione. Qui vi cito due casi, ma l'impatto
per esempio, completamente ignorato, e veramente non si capisce perché, anche per chi studia globalmente l'emissione di CO2, e sono gli incendi nelle foreste tropicali, foreste pluviali, che riguardano soprattutto Repubblica Democratica del Congo e Angola. Tutti noi sappiamo e siamo preoccupati, scrivono in tanti sull'Amazzonia. Benissimo. Vai, prendi le statistiche sulla superficie bruciata attraversata dal fuoco sulla terra ogni anno. Negli ultimi 10 anni il 45% delle terre bruciate attraversate dal fuoco si trova in Africa e si trova nel centro Africa. Ma è possibile che nessun giornalista, nessuno studiato tira una cosa così importante? Cioè, se vogliamo combattere la CO2 e non passare con la macchina e al petrolio, a macchina elettrica, che va bene pure, ma bisogna vedere come e quando. Ma questa è una cosa urgente, dare i mezzi a questi paesi per contrastare gli incendi. Ma la cooperazione nel nostro interesse di ridurre la massa, cioè di fare respirare la terra. E, diciamo, c'è quest'altro grandissimo campo che abbiamo iniziato a esplorare cercando di vedere cosa si può fare. Dal punto di vista, diciamo, più teorico, dobbiamo dire l'interesse che c'era per questo rapporto, come ho detto all'inizio, nord-sud, è venuto meno negli anni. Non si conoscono più lavori che diano un contributo come è stato fatto in passato. Si era partito negli anni 50 con questo tema della trappola della povertà, che era prevalente nel mainstream della scienza economica. Cioè l'idea che questi paesi stanno male perché hanno un reddito basso, risparmiano poco. Risparmiando poco investono poco e gli scarsi investimenti non fanno aumentare il reddito nazionale, anche perché l'aumento della popolazione si mangia in qualche modo questo aumento di produzione. Poi è venuto fuori, poi, sempre in quegli anni, parliamo anni 50-60, un grande economista, Nobel per l'economia, che fu Gunnar Myrdal. E Gunnar Myrdal fece un'opera gigantesca che si chiama Asian Dram, il dramma dell'Asia, un'opera di 7 volumi, dove lui proprio ricostruì, si occupa dell'Asia, che allora veramente soffriva molto più di oggi da questo punto di vista, e introdusse una novità. Disse: guardate, sono paesi così fragili che basta un evento sfavorevole per entrare in una spirale implosiva. E parlò, teorizzò la causazione circolare, cioè il fatto che tu, per esempio, un incendio, una guerra, un terremoto, che noi superiamo. Questa è la grande novità. Haiti ha avuto un terremoto che non si è mai ripresa veramente. Noi abbiamo avuto terremoti anche importanti, bastanti, o anche alluvioni, come questa dell'Emilia Romagna, ma fra 2 anni vedrete che dal punto di vista economico si sarà assolutamente ripresa. Invece in questi paesi la fragilità fa sì che basta niente. Negli anni invece 70 emerse questa teoria della dipendenza, cioè che influenzò anche noi, anche io nei miei studi, sul Mezzogiorno, e il Mezzogiorno era un caso di paese dipendente, sfruttato da paesi più avanzati dal punto di vista industriale. Quindi c'è tutto un dibattito sulle forme della dipendenza, ci sono autori, vabbè, tutti ricordano Gunder Frank, Hirschman, Samir Amin, insomma ci fu una quantità di... Pensate, ci fu ancora l'influenza forte del marxismo, che invece negli ultimi 20 anni è andata scemando. E oggi non c'è più una teoria dell'impoverimento, ecco, e dei meccanismi che mantengono questi popoli in queste condizioni, se non appunto il tentativo che facciamo di ricostruire queste cause, la cui più importante, ripeto, lo ripeto fino alla noia, ma credo sia una cosa che anche in Italia
ci abbia diviso, non questo gruppo che segue le lezioni di Piero Bevilacqua, ma molti persone che si collocavano, si collocano a sinistra, che hanno condiviso la guerra o l'invio delle armi. Quello è stato un tema che secondo me dobbiamo riprendere e approfondire. Infine vi direi, per salutare un po' di cose, per non, ecco, quali sono poi alla fine gli obiettivi di questo report, di questo osservatorio sui last 20. Allora, il primo punto c'è tenere viva l'attenzione su questi paesi, perché la stampa, la televisione ne parlano, i mass media, quando c'è un grande evento, non sempre, ma ci deve essere una grande catastrofe, allora c'è uno spot. E qui invece farli conoscere. C'è anche un altro aspetto positivo. Se si portano delle mostre nelle scuole, se si fa questa attività che stiamo iniziando a fare, per non solo sensibilizzare dal punto di vista sociale, ma anche per conoscere che questi paesi non possono essere ridotti solo alla fame, alla miseria, alla disperazione. Sono anche paesi di una bellezza straordinaria, di una storia, di una civiltà. Quindi far conoscere questo e incentivare delle forme, si dicono appropriate, sostenibili, chiamate come volete, di turismo dolce, dicono alcuni. Perché guardate che quando c'è stata la pandemia noi abbiamo sofferto, non noi che siamo in questa chat, ma chi perdeva il lavoro, chi ha perso il lavoro, chi aveva una piccola attività commerciale, chiude, insomma, tanti hanno sofferto. Beh, hanno sofferto gli albergatori. In questi paesi, per 2 anni, c'è stato il crollo del turismo. Sono paesi come il Kenya, che il turismo è una delle voci fondamentali della bilancia commerciale della vita. Quindi riprendere a parlare di questi paesi anche in maniera positiva significa dargli una mano su questo piano. La seconda cosa che ci siamo prefissi, molto difficile ma indispensabile, ci sono tanti progetti di cooperazione, piccoli e grandi, ma soprattutto piccoli. Lo fa il missionario, lo fa la parrocchia, lo fa l'imprenditore Cucinelli, così, questo è la moda famosissimo, e per esempio finanzia molti progetti in Africa, anche in Malawi, che l'ho visto, eccetera, anche ben fatti. Però ognuno per i fatti suoi. Le ONG si fanno i loro progetti, qualche sindaco finanzia piccoli progetti sempre in questi paesi. Il nostro obiettivo ambizioso, ma necessario, era quello di dire, ma mettiamoci insieme per paese, perché tanto si risparmia sui costi di trasporto, ci si scambia le esperienze, insomma, si crea maggiore impatto positivo. Mentre c'è una sorta di ognuno si coltiva il sorte, e poi c'è un'altra cosa. Avendo seguito per 20 anni i progetti di cooperazione, come i progetti che si fanno al sud, come i progetti del PNRR, attenzione, qui si fa, cioè, finché ci sono i soldi si fa il progetto e poi si lascia. Cioè tu non puoi pensare che hai aperto un'attività economica in quei 2 anni che ti hanno dato i soldi del progetto e poi abbandoni questi interlocutori, questi partner, non li puoi abbandonare. E devi seguirlo nel tempo. Allora, i progetti che hanno funzionato sono progetti che hanno un respiro lungo, non sono così prendi e fuggi, insomma. E questa è una cosa molto importante. L'altra cosa, faremo a Bergamo quest'anno, proprio come all'evento, un incontro su questo tema: l'accoglienza è la prima forma di cooperazione internazionale. Ci tengo a dirlo con forza, bisognerebbe dirlo in tutte le piazze. Perché abbiamo visto un dato guardando a questi paesi. Le rimesse dei migranti di questi paesi, abbiamo visto solo di questi, sono più di 3 volte tutto l'aiuto internazionale. Cioè quello che il sangue di questi ragazzi che vengono a lavorare, sfruttati in Italia, eccetera, fanno sacrifici enormi, ma quando vengono 100 euro a casa, valgono 1.000, 1.500 euro da noi, in termini di potere d'acquisto. Quindi l'accoglienza che gli dà il lavoro, la dignità del lavoro, che gli dà la casa, l'accoglienza può dare un contributo enorme alla salvezza di questi paesi, di queste popolazioni. Sandra, per favore chiudi il microfono.
Sì. Ah, scusa. Uscire che non capisco niente. Beh, dicevo questo, che, e concludo dicendo che c'è questa grande questione. Intanto è un fatto che gli immigrati ne abbiamo assoluto bisogno e sono una salvezza economica, sociale, culturale, si possono fare mille esempi. Ma sono soprattutto in questo momento, vi faccio il caso del Libano, dicevo i dati presi ieri, allora le rimesse in Libano sono pari al 35% del PIL libanese. Cioè se le catene parentali, quello che un sociologo chiamava una volta le catene migratorie, no? Perché poi l'immigrazione avviene per catene parentali, amicali, eccetera, che poi rimangono legati, mandano i soldi a casa, salvano la vita di intere popolazioni. Quindi dico, due grandi, ci sono diversi fronti. Secondo un famoso detto, la messa è tanta, gli operai sono pochi, io sono fuoriuscito, sono un clandestino, eccomi. E quindi il nostro tentativo, e fra l'altro chiedo a tutti quanti che ha seguito e chi poi magari lo vedrà nella registrazione, chi è interessato possiamo mandargli il report in PDF sul computer. E sono 200 pagine, ma naturalmente questa è la parte... Il report è accluso all'avviso della lezione, quello che mi hai mandato. Ma quello però è vuoto, Piero. 200 pagine. È vuoto, non si apre. Ah, non si apre? No. Beh, se lo rimando. Ok. Va bene, io mi fermerei qua, perché insomma i temi poi, capirete, sono tanti, perché in questi paesi... Poi il report è organizzato così, c'è questa prima parte generale di cui vi ho parlato, un'analisi. Poi c'è la parte statistica, con 26 indicatori che vengono, per esempio, quanti hanno l'elettricità, quanti hanno l'acqua, il grande tema dell'acqua potabile, delle fogne. C'è un libro di un'americana, L'ultimo tabù, che sarebbe la cacca, non so se l'avete di Rose, si chiama una sociologa e giornalista americana, che se noi ci impegnassimo a costruire le fogne salverebbero la vita di milioni di persone, perché le malattie si prendono attraverso le fogne, per esempio, e daremmo lavoro alle imprese nostre europee che lavorano in questo. Proprio la mancanza di buonsenso, la mancanza, mentre quello che prevale anche in questo rapporto nord-sud è sempre questa idea di rapina e di speculazione. Dicevo, interessato possiamo fornire questo report, questa parte statistica, e poi nella parte finale, che sono le ultime 80 pagine, c'è una scheda paese, dove in 3-4 pagine si sintetizza qual è la storia, quali sono gli elementi cruciali in questo momento. Se non vi siete stancati. Grazie Tonino, bellissima e molto importante lezione, perché abbiamo imparato tante cose che non conoscevamo. E prima di dare la parola a chi vuole intervenire, vorrei sottolineare un'impressione che ho avuto ascoltandoti, soprattutto per la parte che riguarda la caduta di ogni tensione progettuale dei paesi ricchi dell'Occidente nei confronti degli ultimi del mondo. No, tu giustamente hai ricordato, c'è stata una decenni nel dopoguerra dove si sono succedute diverse teorie, ma erano il risultato di un'attenzione feconda, generosa, eticamente anche motivata, no, di venire incontro a paesi che erano rimasti indietro e che soprattutto avevano subito un colonialismo devastatore. Questo, quello che dici
diciamo, questa assenza è coerente con la devastazione creata dall'avvento del pensiero neoliberista, un pensiero che ha in sé, come dire, la negazione della progettualità statuale, no? Perché se è il mercato che fa tutto, è chiaro che lo sa. E questo ha debilitato la politica, cioè intrinsecamente è un pensiero che nega la positività della politica, dove per politica si intende il governo progettuale delle cose del mondo, no? Il destino degli uomini, che può essere in qualche modo indirizzato da forme cooperative di gestione della realtà economica, degli interessi e così via. Quindi noi ci troviamo veramente anche sotto questo profilo dentro una catastrofe, non saremo mai abbastanza feroce nei confronti dei portatori di questo messaggio di distruzione. La parola a chi vuole intervenire. Grazie. Io grazie. Tonino, volevo chiederti, sì, chiederti questo. Tu accennato, hai detto che la prima causa del disastro di questi paesi è la guerra. Mi pare di aver capito che tale principale, forse la seconda, è il colonialismo, che ancora ha una sua realtà in quei paesi. Quali sono attualmente in Africa le principali potenze coloniali? Era una parte che avevo saltato per ovvie ragioni di sintesi. Allora, c'è una parte del report che abbiamo messo, si chiama Scramble of Africa, che è un termine inglese che mi è sempre piaciuto perché dà l'idea di prendere una cosa prima che la prenda un altro, che fu l'accordo dopo Berlino nell'ultima parte dell'Ottocento. I paesi europei si riunirono e si divisero l'Africa. E oggi sta ritornando, non sono più i paesi europei, abbiamo la Francia in ritirata. La Francia è odiata in tutta l'Africa subsahariana, tutta l'Africa francofona, che ancora mantiene il franco cefà. Pensa che questi paesi hanno ancora una moneta collegata col franco. Per cui, diciamo, hanno una subalternità. Purtroppo sono in parte sostituiti dai russi sul piano militare. Cioè, la Russia, ma non perché se ne parla adesso, già ce lo raccontavano un paio di anni fa, è entrato in questi paesi offrendo con la Wagner e con le armi il supporto a governi molto, molto deboli. Per cui quando c'è un'insurrezione, questi sono la forza armata che difende questi governi, che poi hanno dei soldati demotivati, mal pagati, questi mercenari, ma che non sono solo loro, però sono una parte importante. Quindi c'è la Russia e poi c'è la cosa incredibile, che non se ne parla più, che riguarda la Cina. Le Monde Diplomatique 4 anni fa pubblicò un dossier sulla Cina in Africa. Allora, se i dati sono veri, io li reputo incredibili. La Cina avrebbe acquistato terreni, miniere, spazi per una superficie pari alla Francia. Ora io mi domando come anche il tempo per acquistarla. Cioè, una superficie pari alla Francia è una cosa immensa. Quindi, perché il governo cinese ha puntato a garantirsi da qui ai prossimi 20 anni i beni alimentari e le materie prime di cui ha bisogno. Quindi abbiamo questi due nuovi soggetti, il ritiro della Francia, la scomparsa dell'Italia e l'Inghilterra che mantiene con alcuni di questi paesi un rapporto economico, perché non fanno parte del Commonwealth, però se non uno o due fa parte del Commonwealth, ma diciamo mantiene ancora. Devo dire, dalla notizia che ho e qualche paese che ho conosciuto, l'Inghilterra è più tollerata, come quelli che non possono vedere, soprattutto sono i francesi. Quindi e poi c'è stato in passato proprio gli Stati Uniti. Pensa in Somalia, che poi sono scappati, il disastro che hanno fatto. Ma oggi
sono disinteressati all'Africa. Non c'è una presenza militare o economica importante come quelle prima citate. Franco Trane, posso parlare? Sì. Io dalla tua disamina si evince subito che c'è una, diciamo così, una divisione, nel senso che fino al 91, quando poi è caduta l'Unione Sovietica, c'era bene o male un sistema che stava andando avanti, i paesi non allineati che facevano, si aiutavano tra di loro e tutto quanto, e quindi era questo scontro frontale che però era sempre coperto tra gli Stati Uniti, l'Unione Sovietica, che metteva di fronte l'uno l'altro, l'uno contro l'altro, e quindi i vari paesi che cercavano di emergere aiutandosi l'uno con l'altro. Da quando è caduta l'Unione Sovietica praticamente, e l'ONU è stata messa fuori gioco da parte degli Stati Uniti, che hanno avuto e hanno ancora la pretesa di essere gli unici a dover prendere e dirigere le sorti del mondo. E quindi questa è tutta una situazione che si sta creando, perché la Cina, che è stata invasa dagli Stati Uniti agli inizi come paese, come tutti gli altri piccoli paesi dove si poteva produrre a poco costo, e però metterli da un paese piccolo poi andare via dalla Cina, dove ci sono 1,5 miliardi di persone, questi hanno capito che si può fare lo stesso gioco che fanno gli Stati Uniti. E quindi c'è questo scontro frontale che sta, adesso lo vediamo in Ucraina, quello che sta succedendo. E quindi c'è questo gioco da cui non riusciamo ad uscire, perché se non c'è un'organizzazione internazionale che riesca a mettere d'accordo un po' la situazione, e qui è una cosa che non sappiamo come va a finire. Tutto qui. Sì, diciamo che prima, quando c'era l'Unione Sovietica, per esempio, c'era, alcuni erano anche schierati, una guerra fra Eritrea e Etiopia, era una guerra fra Stati Uniti e Russia, perché l'Eritrea era appoggiata, l'Etiopia era appoggiata dalla Russia, dall'Unione Sovietica. L'Etiopia di Mengistu, che aveva proprio gli animi, proprio di dare l'Unione Sovietica, con il bombardare l'Eritrea. E a sua volta, pur avendo un leader che oggi è uno dei peggiori dittatori dell'Africa. Tra l'altro, uno degli altri temi molto interessanti è che l'Africa ha avuto dei grandi uomini e non ne ha più. Cioè l'Africa ha avuto comandante Sankara, che in pochi anni ha fatto cose straordinarie, mi verrebbe solo lui una lezione, un approfondimento. Ma ha avuto il presidente del Congo, l'uomo che l'hanno ammazzato, i belgi, ha avuto personaggi fantastici, cioè veramente che avevano un pensiero, Amilcar Cabral, ma quanti leader rivoluzionari aveva? Gli altri, tipo questo che io ho conosciuto personalmente, perché con questo CRIC, che era un ONG, abbiamo sostenuto Afewerki. Afewerki era il leader del Movimento di Liberazione Eritreo, marxista-leninista, pensiero di Mao Zedong. Noi ne eravamo, diciamo, in qualche modo innamorati, questo leader, difendeva il suo popolo. E abbiamo lavorato i primi anni 90, ricostruendo ospedali, facendo scuole, tante cose, in un clima molto bello. Poi è impazzito, piano piano ha fatto fuori tutti i suoi collaboratori, ha buttato fuori tutte le organizzazioni non governative, ha fatto entrare le multinazionali americane e detiene quel paese come una prigione. È incredibile. D'altra parte, abbiamo questa, usciamo fuori tema, ma diciamo, se uno pensa a Daniele Ortega, io mi sono innamorato della cooperazione internazionale quando nell'82 andai in Nicaragua con una borsa di studio e vidi una rivoluzione in atto, dico finalmente, non più nei libri, ma nella vita. E poi questo disgraziato, questo spara sugli studenti, e addirittura, capite? Sì, siamo la generazione che ha preso moralmente più delusioni di tutta la storia umana, cioè veramente più colpi di questi, pazzesco. Insomma, comunque l'ONU diceva una cosa importante, purtroppo anche l'ONU funziona malissimo in Africa. L'ONU è un disastro. Abbiamo visto già in Jugoslavia.
anche questa cosa dell'oro, gli americani non volevano manco più i contributi, ma lo boicottano. Questa era stata una grande conquista loro. Però veramente non si sa. Se avesse un ruolo maggiore l'Unione Africana, forse potrebbe fare qualcosa, forse. Piero, ci sei? Piero? Dove hai aperto il microfono? Tonino? Sì. C'è qualcuno che vuole intervenire? Ecco, io ho ricevuto una chat di Andrea, entusiastica, vediamo se riesco a recuperarla. Le lezioni di questa nostra scuola sono una più interessante e pregnante delle altre, interventi e commenti compresi. Sentitamente grazie. Ciao Andrea, alla prossima. Va bene. Tonino, mi rendo conto che l'argomento è vastissimo e tu l'hai affrontato con ricchezza di sguardo, competenza, esperienza sul campo stratificata nei decenni. È un tema su cui torneremo. Naturalmente quello che voglio ricordare è che la tua lezione registrata apparirà su Transform Italia, sul sito Transform Italia, che è assolutamente facile visitare. Si va su Transform Italia, c'è l'icona sull'home page scuola interdisciplinare cosmopolita, si clicca e sulla sinistra c'è l'elenco di tutte le lezioni. Ma io manderò a tutti gli scolari che seguono le lezioni, diciamo anche io personalmente, la tua lezione quando sarà registrata. Voglio appunto tornare a ringraziare per questo contributo, perché la nostra è una scuola, come dice il titolo, interdisciplinare e cosmopolita. Per la verità è stata poco cosmopolita, e tu hai, diciamo, colmato un po' questo lato che dovremo curare di più nei prossimi anni, perché una visione eurocentrica è una visione falsa, manchevole, e forse incorpora inconsapevolmente un elemento di violenza nel suo sguardo sulla realtà che ci circonda. Vedere, comprendere anche il lato oscuro e debole del pianeta ci fa bene, arricchisce, come dire, di umanità e di senso di giustizia, diciamo, il nostro giudizio sulle cose che ci circondano. Allora, io ringrazio te, ringrazio Roberto, che ha reso possibile queste lezioni, e vi do appuntamento spero a settembre, e vi chiedo a tutti di inviare a me e a chi volete, insomma anche a Roberto, su Transform, le vostre osservazioni, le vostre critiche, le indicazioni sulle cose che vorreste sentire, sulle debolezze e anche sui difetti di questo esperimento che è durato dal novembre del 2022, quasi un anno. Ecco, attendendo le vostre risposte, continuo a raccomandarvi di utilizzare queste lezioni preziose per il livello elevato di competenza scientifica, di serietà, per equilibrio, che in un momento in cui le nostre scuole e le nostre università
sono sotto attacco, sono ridotte a fabbriche di consenso e di diciamo di competenze disciplinari sempre più ristrette, diventano davvero elementi preziosi di elevazione del livello culturale del nostro paese. Quindi, come ricordava Gramsci, la cultura non basta produrla, bisogna anche organizzarla e saperla diffondere. Grazie a tutti e buona estate. Arrivederci. Grazie a tutti e buona estate. Grazie. Ciao Paolo. Ciao Piero. Ciao a tutti. Vediamo tra poco. Grazie, arrivederci. Arrivederci a tutti. Buonasera. Settembre. Ciao Roberto. Ciao Donino. Un abbraccio. Ciao.